Ah, è un viaggio formativo, un viaggio che a 20 anni mi ha fatto andare, diciamo, in un altro continente, in un'epoca in cui non esistevano internet, non esisteva i telefoni cellulari, per cui, diciamo, in una realtà e una cultura molto lontana dalla mia. E come tutti i viaggi mi ha formato. Come è nato questo libro? Cosa l'ha ispirata? Sì, questo libro è stata una promessa che ho fatto appunto alla mamma del mio maestro, a Yoji, con cui ho vissuto per alcuni mesi nella sua casa, e qualche anno fa mi ha detto: mi piacerebbe che tu ricordassi un po' di quei tempi. Dopo un momento di sbarrimento in cui ho avuto difficoltà a ricordare, perché non avevo proprio memoria di nulla, poi queste memorie sono tornate e ho iniziato a scrivere. In realtà è un libro composto da 70-75 mini storie che fanno un racconto unico. E più che un libro è una, come dire, come se fosse una, quasi una raccolta di immagini, perché in questo libro ho usato molto la parte, diciamo, visuale per trascrivere poi quelle esperienze. Nel quale parla molto di Lecce, della salentinità, della sua identità. La confronta con un mondo appunto nuovo, come il Giappone, del tutto nuovo, però un confronto bellissimo, dal quale nasce un matrimonio praticamente perfetto tra tradizione e innovazione. Guardo il mare, splendido, dalla seconda fila di ombrelloni, con milioni di italiani. Fra poco scriverò un altro episodio del mio tempo a Tokyo. Il mare e la pigrizia mi inducono a uno sforzo di volontà superiore per ricordare quel tempo, ma l'ho promesso a Fumi. Comunque il caffè in ghiaccio con latte di mandorla, con un retrogusto quasi orientale, accento il relax vacanziero, e questo piccolo pensiero istantaneo scalderà la memoria, almeno così spero. Io credo di aver sempre incoraggiato mio figlio, ma soltanto perché ho avuto grande ammirazione per mio figlio fin da quando era piccolo. Quando ho letto le prime bozze, ho capito che oltre che stilista, pittore, scultore, sa fare tante cose. E da lettrice dico che sa anche scrivere, ma non solo, perché è autentico, perché racconta un mondo nuovo, che è esattamente un approccio avuto da lui giovanissimo con un mondo veramente nuovo, lontano, 10.000 miglia da Milano, quindi 11.000 da Lecce. La dispiegare delicatamente. Riconobbi subito la scrittura di mio padre, così ordinata e con un sapore d'altri tempi, e iniziai a leggerla. Ciao Ennio, spero vada tutto bene. Ti scrivo questa lettera perché sento come genitore di aver fallito in qualcosa. Qualcosa che forse mi sfugge, qualcosa di cui non ho la consapevolezza. Sei andato così lontano, lontano da noi, fino all'altra parte del mondo. Una distanza che ho interpretato come un fallimento. La tua volontà di dimenticarci, di cercare altrove qualcosa che forse non siamo stati capaci di darti.